Lettura dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città, ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: Costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Va, profetizza al mio popolo Israele. La scena si svolge nel santuario di Betel, in Israele. La Betel era un luogo frequentato da molti pellegrini proveniente da tutto il nord del paese. Là Dio era rappresentato come un vitello, anche il re Geroboamo andò lì per adorare. Era il santuario reale e la capitale del regno. Amazia era il sacerdote di quel santuario. Di fronte a un modo di vivere la religione piuttosto deteriorato, Amos si rivelò un profeta scomodo, poiché denunciò quella religione e affermò che Dio non era con loro, ma contro di loro. Prima della predicazione di Amos e delle sue profezie, Amasias si recò dal re accusando Amos di cospirazione e profetizzando la morte del re e la sua deportazione in terre straniere. Per tutte queste ragioni chiese ad Amos di andare in Giuda e di guadagnarsi il pane fuori di quel paese. La risposta di Amos è ammirabile, come quella di ogni uomo che porta Dio dentro di sé. Gli indica l'origine della sua vocazione, sebbene non si consideri un professionista della profezia. Si considera un pastore e un custode di fichi, ma la forza di Dio lo costringe a fare da profeta. Dietro le accuse di Amazia c'è il timore di perdere la sua clientela al santuario della Vettel. Crede che Amos predichi soldi e teme di essere lasciato indietro e senza mezzi di sostentamento. Amos non è come lui. La predicazione è un'esigenza che nasce dalla chiamata che Dio vi ha rivolto. Essendo fedeli, non è scomodo predicare la morte del re in terra straniera e annunciare la deportazione del regno di Israele. Per il nostro mondo relativistico, dove bugie e inganni sono così frequenti nella nostra società, Amos diventa per noi una chiamata di Dio. Ecco perché la nostra riflessione deve sempre portarci a personalizzare ciò che abbiamo ascoltato. In che misura la nostra fede è abbastanza forte per affrontare situazioni di disprezzo, opposizione e indifferenza? I tuoi peccati ti sono perdonati. Gesù compie la guarigione di un paralitico, un'azione profetica per indicare che il regno di Dio è arrivato. Ha rivelato una grande fede in coloro che portano il paralitico. È interessante notare che inizia offrendole il perdono, qualcosa che solo Dio poteva fare. È uno scandalo per quali scrivi versati della legge. Sembra che Gesù
si aspettasse la loro reazione e quindi li rimproverà per i loro cattivi pensieri. In risposta ai suoi pensieri, accentua il suo gesto indicando al paralitico di comprendere la barella e tornare a casa. Nel popolo di Israele, come in molti altri popoli, la malattia era associata al peccato. Per questo Gesù inizia con quel gesto di perdono dopo il quale guarirà l'handicappato paralizzato. Come in tante occasioni, la reazione delle persone semplici che guardano ai fatti con realismo è di ammirazione, timore, reverenziale e lode a Dio perché ha dato agli uomini il potere di guarire chi vive sotto i propri limiti, diventando persone dipende dal resto. La parte degli scrivi ha preso atto per poterlo accusare di blasfemia. Ha perdonato i peccati. Chi può rimettere i peccati se non Dio? Gesù è consapevole di quello che pensano di lui, ma non sussulta perché sta compiendo la missione che il Padre gli ha affidato. Egli è venuto per essere vita e dare vita agli uomini. Sembra chiaro che le nostre azioni provocano sempre reazioni negli altri e come nel caso di Gesù ci sarà chi li giudica bene e chi li metterà alla prova. Conviene sempre avere come modello la reazione di Gesù. È chiaro su come agire e non si scoraggia nonostante abbia davanti a sé giudici che penseranno male e rifiuteranno i suoi gesti. Rimane fedele al Padre che vuole il bene dei suoi figli. Come nella prima lettura, tocca a noi oggi, forse sempre, rivedere le nostre posizioni, soprattutto quelle che si riferiscono alle nostre paure, alla reazione degli altri quando, per essere fedeli alle nostre convinzioni, riceviamo disprezzo o rifiuto. I tempi non sono favorevoli ad accettare la verità e a farla prendere vita. Gesù con quel gesto ci incoraggia a seguire il suo comportamento. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.